Questa è la lezione di semiotica, come sapete. Non sapete che io mi chiamo vecchio, adesso sapete anche questo. Dunque, questa è la prima lezione di semiotica. Sapete chi sono io? Non so ancora chi siete voi, non dico individualmente, ma tipo di uditorio mi trovo davanti e quali eh, attese avete, quali previsioni sulla materia, come vengono chiamate all'università i corsi. So già che qualcuno di voi proviene dal liceo artistico, due dal liceo artistico, Due dallo scientifico? Più di due, Più di due eh? Anche resta, tutti dallo scientifico e due dal, dal liceo artistico. Va bene. E che anno? Quarto e quinto. Quarto e quinto. Va bene. Va bene, eh, quella di oggi è un, una lezione introduttiva. Insomma, diciamo che la sua funzione sarebbe quella di non farvi scappare dopo questa prima lezione, ma di fare in modo che torniate perché trovate di vostro interesse la eh, materia. Eh, per quanto riguarda il modo in cui procederemo. Eh, Vedete che c'è lì una prima schermata di avvertenze che riguarda le lezioni. Oddio, nella mia idea vale di per sé per, tutte le, per tutti i corsi universitari, certamente vale per questo. E cioè, ci sono dei libri in programma. Allora, uh, uh, noi a lezione non parleremo solo di quello che c'è nei libri. E non parleremo nemmeno di tutto quello che c'è nei libri. Vuol dire che di certe cose che nei libri ci sono noi non parleremo e le leggerete lì. Di altre cose di cui avremo parlato uh, a lezione non troverete magari nulla o troverete molto poco nei libri. Prima avvertenza. Seconda avvertenza. Ci saranno sicuramente spiegazioni di punti particolari. Eh, che trovate nei libri, magari ve le segnalerò io stesso, eh, punti o trattati male a mio avviso e eh, che esigono dei chiarimenti o in contraddizione fra un libro e l'altro e anche in quel caso, eh, virgolette, spiegherò qualcosa. Quello che è sicuro è che le lezioni non consisteranno nella, virgolette, spiegazione dei libri. Terza avvertenza eh, di, di libri. C'è un manuale, un manuale e mezzo, ci sono dei saggi eh, mirati su un certo aspetto. I libri sono strumenti, sono, tutti i libri sono strumenti e gli strumenti sono fatti per essere usati a seconda degli scopi che ci si prefigge usandoli. Uh... Troverete delle ripetizioni. La terza avvertenza è che le ripetizioni eh, non fanno male, sono anzi utili. Intanto perché ribadiscono eh, concetti chiave e poi perché aprono le prospettive, eh, ripetendo ovviamente in maniera diversa eh, gli stessi concetti, tra parentesi. Complicano lo studio mnemonico e questa è un'altra utilità delle ripetizioni che vi trovate cioè trovando che una noz stessa nozione è trattata in un modo in un libro e in un modo nell'altro libro avrete difficoltà a scegliere quale imparare a memoria la soluzione è non impararne a memoria nessuna ma capire cosa sta dietro la diversità di trattamento della eh, nozione Uh, detto questo, stavo per dire dopodiché, ma siccome lo dice Renzi in continuazione, io non lo dico dopodiché. Definizioni da manuale. Uh, qualcuno già prima di entrare diceva, beh, forse è poco adatta a quello che, insomma, alla, ai miei interessi. Secondo me no, vedremo perché. Definizioni da manuale. Alcune di queste le troverete proprio nei libri che avete in programma. Non stiamo lì a leggerle tutte, le scorriamo velocemente. Ho scritto molti nella prima riga perché in effetti molti manuali portano come definizione scienza dei segni o disciplina che studia i segni. Andiamo avanti. Uh, quarto anno, uh, avete incontrato quantomeno il nome di Locke, John Locke? Filosofo. Sì, allora, filosofo uh, inglese del secondo Seicento, del XVII uh, secolo, e questo è testuale, la semiotica che lui già chiamava così, è la scienza che considera la natura dei segni che la mente usa per capire le cose o per trasmettere la propria conoscenza. Vedete che c'è già una doppia funzione. Non è solo quella di trasmettere la, la conoscenza, ma è quella di formarsela la conoscenza. Quella funzione che ai tempi di Locke veniva chiamata gnoseologica, oggi viene chiamata cognitiva, ma vuol dire... La possibilità di formare le eh, categorie mentali, i concetti nella eh, mente. Andiamo eh, avanti. Eh, Saussure. Eh, Saussure la chiamava semiologia. Non stiamo a precisare eh, la differenza, diciamo che non c'è dal punto di vista che ci interessa quantomeno oggi. Scienza che studia la vita dei segni, dirò qualche altra cosa fra un po'. Eh, ancora, scienza della natura essenziale e delle varietà fondamentali di ogni possibile semiosi. Che cos'è una semiosi? È l'instaurazione di un rapporto di significazione fra elementi, laddove è importante. Per perse che questi elementi sono tre, necessariamente tre, non due. Questo è fondamentale. Lo vedremo poi man mano nel corso delle lezioni, ma insomma per intanto questo è bene già saperlo. Perché ci sia semiosi, cioè funzioni di significazione, occorrono tre elementi, non due. Le altre sono definizioni o, o, o paradefinizioni che si trovano in effetti in vari eh, manuali. Eh, vi mh, richiamo soltanto i termini che vi figurano. Allora, segni l'abbiamo già visto apparire. Uh, in Loc c'è mente, che è importante, eh, mh, significazione l'ho usato io. Comunicazione. Appare adesso, ma in effetti eh, è centrale nella eh, semiotica la nozione di comunicazione. Eh, notate in mezzo disciplina che studia i sistemi di segni. Questo è un altro termine che appare adesso. Non potremo ovviamente spiegare tutto nella prima lezione, ma eh, trarremo come morale alla fine di questa lezione, che un segno da solo non si dà, non esiste, non è possibile un segno da solo. Un segno esiste se rientra in un sistema di segni. Ehm, nel, in quella che segue appare il termine senso. Prendetelo nella accezione più larga possibile, cioè laddove c'è qualcosa che ci fa domandare che cos'è ecco lì c'è del senso uh, quella che segue uh, vedete che distingue i segni verbali e non verbali uh, mi pare che di altri termini non ce ne siano vi segnalo l'ultima che è quella una delle più recenti eh, che rispecchia una certa posizione che si è andata affermando nella semiotica degli ultimi vent'anni, trenta o vent'anni, che è quella che spinge a non parlare più di scienza dei segni, anzi ad abbandonare la nozione di segno e di parlare di teoria dei sistemi e dei processi della significazione. Allora che cosa si ricava da questa serie di uh, definizioni? Beh, quello che sembra ricavarsi già da questo poco è che la semiotica sarebbe una specie di tutologia, come si dice, cioè un parlare di tutto quello che passa per la testa senza nessuna, nessun rigore, senza nessuna scientificità, senza conchiusione. insomma. A vuoto. Ecco. Uh, aggiungiamo un'altra uh, pseudo definizione all'apparenza scherzosa, in realtà niente affatto scherzosa come spesso, quasi sempre accade, in Umberto Eco, che è il massimo esponente della semiotica e non solo in Italia. Disciplina che si occupa di tutto ciò che può essere usato per mentire. Allora questo darebbe ragione alla semiotica come tuttologia. Eh, sembra una battuta, in realtà non lo è, perché affinché qualcosa possa essere usato per mentire, eh, occorrono dei requisiti a questo qualcosa. Beh, naturalmente capire quali sono questi requisiti è il cuore di tutto il corso di eh, semiotica. C'è un'altra definizione che vi propongo ed è poco conosciuta, uh, purtroppo è poco conosciuta, ma a me pare buona, efficace e... Ho scritto lì versione forte e versione debole. Versione forte. La semiotica è la scienza che racchiude la conoscenza di tutti i segni. Definizione ambiziosa, si potrebbe dire imperialistica nei confronti di tutte le discipline. Eh? La scienza che racchiude la conoscenza di tutti i segni. Versione debole, un sapere, che è qualcosa di meno pretenzioso di scienza, in cui si raccolgono notizie di ogni sorta di segni. Allora, quello che eh, sto facendo è, come vedete da quello che segue, giocare su due possibili e altrettanto esatte e legittime traduzioni della definizione che niente di meno Sant'Agostino diede della semiotica. È scritto lì in latino, doctrina, che sì è scienza, ma può anche intendersi come sapere, notizie che si può intendere come conoscenza e come notizia, venire a sapere, insomma di tutti i segni o di ogni sorta di segni. Insomma, se vogliamo dalla schermata precedente e da questa ricavare non una definizione, ma una descrizione di massima, potremmo dire che la semiotica è la scienza del rinvio, non nel senso della dilazione, del fare domani quello che si potrebbe fare oggi, ma uh, lo studio di tutto ciò che rinvia a qualcos'altro. Tutte le volte che c'è un qualsivoglia x che sta per un qualsivoglia y, lì la semiotica ha qualcosa da dire. In altre parole, che cosa vuol dire? Vuol dire Intendere le cose, gli oggetti, i fenomeni, i comportamenti, io li ho messo semplicemente cose, come segni, come segni di qualcos'altro. Ciò che questo configura, eh, se non vogliamo chiamarla scienza o disciplina o sapere o come vogliamo. È qualcosa che è possibile se si adotta quello che viene chiamato lo sguardo semiotico, cioè considerare le cose davanti alle quali ci si trova, di qualunque tipo siano, come dei eh, segni. Direte, ma allora che cos'è? Una specie di paranoia. La semiotica, battuta per battuta, verrebbe di dire: ebbene sì. Eh, si potrebbe anche eh, dire, ma al di là della battuta, eh, andiamo, eh, entriamo un po' più nel eh, vivo. Eh, nei manuali troverete che la semiotica del Novecento ha avuto due padri fondatori, i cui nomi avevamo già visto nella prima eh, schermata. Saussure, che era un linguista svizzero, morto nel 1916, se ricordo bene, eh, che tenne, insomma, operante eh, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, e Peirce, che era un filosofo e logico statunitense, contemporaneo di Saussure. I due si ignoravano, l'uno ignorava l'altro. Eh, parleremo di tutti e due. Per adesso eh, soffermiamoci sulla parte centrale di questa schermata. Eh, di solito queste due eh, paternità vengono associate a due modelli di segno e di semiosi, di significazione. Insomma. Quello di Saussure viene considerato un modello, detto, della equivalenza, laddove cioè lo stare per è istituzionalizzato e, per così dire, fissato in un codice. Saussure era un linguista. Ciò di cui si occupava, soprattutto erano le lingue eh, e quella è di solito l'immagine eh, che viene associata alla semiotica, lui la chiamava semiologia di Saussure. Si parla di modello dell'equivalenza pensando al vocabolario, insomma, pensate al vocabolario. C'è una parola, che cosa vuol dire? Questa parola vuol dire eh, padre, vuol dire genitore. Eh, Orologio vuol dire oggetto per scrivere, cioè ci sono, lo stare per eh, richiama eh, qualcosa, che ri, qualcosa di dato che richiama a qualcosa di altrettanto dato su un altro piano. Quello che nella terminologia eh, Sossuriana eh, diventò poi il significante rispetto al significato. Questo è un modello. Sotto il nome di Peirce si parla di un modello differente, modello dell'inferenza. Un'inferenza è un tipo di ragionamento. È il ricavare da certi eh, fenomeni certi altri fenomeni. Uh, è il fare delle ipotesi. Uh, Lì, eh, sotto inferenza, vedete che ho messo tra parentesi interpretazione. Se ciò che guidava l'equivalenza nel modello di Saussure è l'esistenza di un codice, ciò che guida l'inferenza nel modello di Peirce è l'interpretazione. Che cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire che si tratta di un campo più aperto e più vago dove si va per tentativi. Uh, pensate a una situazione come quella di queste giornate: uh, cielo nuvoloso pioverà, non pioverà. Uh, uh, chi uh, si intende di, di meteorologia spicciola, si, si regola, capisce, fa un'inferenza sulla possibilità eh, o meno che piova sulla base di, eh, dello stato, della condizione del cielo e delle nuvole. Qualcosa non è chiaro qui? Posso andare avanti? Allora, questo è quello che trovate nei manuali, un grosso modo in tutti i manuali, per quanto riguarda la semiotica del Novecento. Questo vuol dire che la semiotica è moderna, sì, in quanto disciplina riconosciuta come tale. Ma lo sguardo semiotico, nel senso che abbiamo ricavato prima, e eh, quello non è affatto moderno. Non è affatto moderno non nelle pratiche culturali, cioè nei comportamenti quotidiani, nel modo in cui viviamo la nostra vita sulla base di quel che vediamo e delle ipotesi che facciamo sul modo in cui eh, ci comporteremo sulla base di quel che abbiamo visto. Non è moderno lo sguardo semiotico, nemmeno per quel che riguarda le teorizzazioni su che cosa è segno. Uh, vi dicevo uh, prima che c'è una tendenza della semiotica attuale a abolire uh, come nozione di partenza, la nozione di segno e a parlare d'altro, a parlare dei processi, di quello che avviene, senza più maneggiare questa nozione eh, difficile, controversa, definita in mille modi diversi e che rischia di eh, portare a, a vicoli ciechi. Uh, come capite dall'impostazione che sto dando, invece nel corso che comincia oggi, della nozione di segno faremo uso. Lo stiamo già facendo. Uh, Tant'è vero che non è moderna nemmeno nelle teorizzazioni, che Comincio da un'introduzione classica alla semiotica, sembrerebbe un manuale di semiotica, e eh, anche qui non leggiamo tutto, ma scorriamo velocemente. Vi dirò dopo di chi si tratta. Eh, allora, nel mondo ci sono delle cose, naturalmente, e le cose sono cose per i fatti loro. Questo è un orologio, che è un orologio. Eh, Ci sono cose che si usano, la cui funzione è quella di significare qualche cosa. Questo che cosa vuol dire? Che ogni segno è una cosa, naturalmente, cioè un, una realtà del mondo, un qualcosa di materiale, di fisico, insomma. No? Anche se non un, un oggetto ma un comportamento, insomma qualcosa che riscontriamo, che, che, che vediamo, di sensibile. Non ogni cosa però è un segno. Uh, questo orologio è un orologio e basta. Mm? Uh, se invece di essere uh, questo che, è, uh, che mi fu regalato 34 anni fa, 35 anni fa, ehm, Fosse un Rolex, beh, allora già solo per Un Rolex che io graziosamente mi sono tolto a inizio di lezione e ho esibito sul tavolo. Beh, acquisirebbe una funzione di segno. Quindi l'avvertenza lì è: non ogni cosa è un segno. È quello che lì non è detto, ma che possiamo aggiungere sulla base di quello che sappiamo, eh, che può però diventarlo un segno. Ma andiamo avanti. Lasciamo stare le cose che sono solo cose, che vanno affrontate ciascuna con la propria disciplina, con strumenti particolari. Uh, se parliamo di segni, dobbiamo considerare non quello che sono in sé, ma il fatto che sono segni. Che cos'è infatti un segno? E lì c'è una definizione di segno. La seconda, la prima l'ho trascurata, eh, trascuratela anche voi. Una cosa che oltre all'aspetto che presenta ai sensi fa venire in mente qualcos'altro di diverso da sé. E lì ci sono una serie di esempi, le impronte lasciate da un animale sul terreno, eh, il fumo in quanto segno del fuoco la voce che ci fa capire se qualcuno è arrabbiato o, o no, uh, gli squilli di tromba, eccetera. Questo è un segno, qualcosa che fa venire in mente qualcos'altro. Alcuni segni sono naturali, altri intenzionali. Questa distinzione diciamo che viene tuttora mantenuta. Sono naturali quelli che senza volontà né intenzione di significare fanno conoscere, oltre se stessi, come era stato detto prima, qualche altra cosa. Quali sono gli esempi? Beh, quello che vi facevo prima. Uh, il cielo nuvoloso è segno di pioggia imminente. Uh, L'impronta dell'animale, di nuovo, uh, la, la, in, le espressioni del volto, quelle naturali, quelle... Quelle spontanee, quelle irriflesse, quelle di la smorfia che facciamo se, se, se qualcuno ci punge, insomma, ecco quelli sono segni eh, naturali. Prima distinzione, altra distinzione. Eh, cioè, no, questo sviluppo prima eh, c'era in coda quali sono i segni naturali. Segni intenzionali sono quelli che gli esseri viventi, gli esseri viventi, quindi, non solo gli esseri umani si scambiano a vicenda per indicare quello che hanno dentro, insomma. Anche gli animali hanno dei segni con cui comunicano i desideri del loro animo. Esempio: il gallo che richiama la gallina, il colombo che richiama la colomba. Uh, stiamo sugli esseri umani dei segni con i quali gli uomini comunicano fra loro i propri sentimenti, sentimenti in senso lato, cioè ciò che hanno dentro, insomma, quello che provano, stati d'animo, tutto quello che volete. Alcuni riguardano la vista, moltissimi l'udito, assai pochi gli altri sensi. E via gli esempi, ma sorvoliamo sugli esempi, è evidente, insomma, uh, se c'è una funzione di rinvio di qualcosa di sensibile a qualcosa che al momento non avvertiamo, um, tutti i sensi eh, sono eh, coinvolti. Andiamo avanti. Quanto ai segni che riguardano l'orecchio, sono i più numerosi, specie se vi si includano le parole. Uh, la tromba, il flauto, la cetra, eccetera, eh, la musica in sostanza, no? Ma tutti questi segni paragonati alle parole sono pochissimi. Infatti, fra gli uomini le parole hanno il primo po, chiedo scusa per il fatto che c'è gli uomini, gli esseri umani, insomma, però gli uomini oh, è una traduzione Uh, fra gli uomini, chiedo scusa, alle donne intendo, dal punto di vista grammaticale, uh, grazie alla presenza di un maschio potrei usare sempre il maschile, ma insomma, uh, grazie di essere venuto. Però uh, cercherò di evitare. Insomma. Uh, fra gli uomini, le parole hanno il primo posto in senso assoluto quando si tratta di manifestare le cose concepite nell'animo nell volendole palesare. Vi piace palesare, sì. La stragrande quantità di segni con cui gli uomini manifestano i propri pensieri è data da parole. Ora, siccome non sono bravissimo con la, con la gestione dei diversi programmi di scrittura e di presentazione, non sono riuscito a trasferire mh, eh, sulla diapositiva... Eh, lo schemino che risulta da quello che abbiamo letto, che è questo. Uh, questo, cioè lo metto qui. Lo vedete? No, lo metto qui. Dunque, lasciamo stare cose che si distinguono, andiamo alla prima suddivisione. Segni naturali. Segni intenzionali. Segni non umani, segni umani. Segni umani rivolti agli altri sensi, rivolti all'udito. Segni umani rivolti all'udito. Altri suoni, ho scritto così: uh, squilli di tromba, la cetra, eccetera, oppure le parole. Questo è a riprova dell'antichità delle pratiche semiotiche e delle teorizzazioni semiotiche, questo è niente di meno Sant'Agostino. Ora, questa classificazione dei segni e questa introduzione alla semiotica a volte viene ricordata, soprattutto la prima distinzione, vi dicevo, o le prime due segni naturali e intenzionali non umani e umani. Questa diciamo che fa parte del canone della semiotica corrente. Il resto magari no. Ma qual è il punto? Il punto è la fragilità teorica di questa classificazione. Piccola avvertenza. Quando dirò da ora in poi come ho appena fatto, teorica non vuol dire quando uno dice vabbè ah questa è una cosa teorica, contrapposto a le cose pratiche. No, teorica vuol dire che è stata oggetto di riflessione consapevole, eh? di esame concettuale. Allora, in questo senso della uh, uh, parola teorico, questa classificazione non tiene, perché che cosa si ricava? Che la sola differenza fra una frase e uno squillo di tromba è che usiamo più frasi di quante strombettate facciamo. Eh, è molto poco, cioè sarebbe un criterio puramente quantitativo. Qual è il punto? Che in coda a questa classificazione... Lo stesso Sant'Agostino subito dopo aggiunge, e l'ho messo in grassetto, qualcosa che, quello sì, è una distinzione netta, profonda e teoricamente eh, fondata. Cioè, tutti quei segni di cui brevemente ho elencato i tipi, naturali, animali, eccetera li ho potuti esporre a parole. Invece le parole non le potrei elencare in alcun modo con quei segni. Che cosa si ricava? Che anche il parlare è oggetto della semiotica. Se vogliamo dirlo in maniera spicciola, anche le parole sono segni, ma sono segni di un tipo molto particolare. La semiotica sembra confermare la sua natura di tuttologia, cioè di, di qualcosa che si occupa di tutto. Vi dicevo che eh, al di là della, della battuta o al limite della critica in buona misura è vero. Uh, esiste Esistono ormai da decenni tante, diciamo così, semiotiche al genitivo, cioè semiotica di semiotica del cinema, semiotica delle arti visive, semiotica della pubblicità, semiotica della musica, eh, semiotica della traduzione, semiotica di un po' tutto così come continua ad esistere una semiotica di impianto più filosofico, così come esiste una semiotica cognitiva, eccetera. Eh, dicevo prima che eh, anche se vogliamo considerare moderna la semiotica, non è eh, moderna, un moderno lo sguardo semiotico. Eh, Insomma, non è che la semiotica ha a che fare soltanto con i comportamenti a base segnica di noi contemporanei, che siamo alle prese con il simbolo del cancelletto l'icona del maschile e del femminile nel bagno, uh, il, i cartelli negli aeroporti, i segnali stradali e, e tutti i segni della vita moderna. Uh, sarebbe un errore considerare che la semiotica sia di per sé centrale date le condizioni attuali della vita contemporanea. Dal punto di vista che eh, fin qui abbiamo considerato, eh, non esiste possibilità alcuna di vita umana senza la semiosi, senza processi di significazione, se volete, senza segni. Oddio, c'è chi si spinge più avanti. Io ho detto non esiste possibilità di vita umana. C'è chi dice non c'è possibilità di vita senza semiosi. Identifica cioè la semiosi con La biologia stessa, cioè laddove c'è un organismo qualsivoglia che, virgolette, interpreta il proprio ambiente discriminando fra ciò che gli permette di sopravvivere e ciò che gli sarebbe nocivo, lì c'è semiosi e dunque lì la semiotica è ha a che fare. E questa è una posizione che ha una sua pienissima legittimità, ma eh, eh, restando su un campo più vasto, cioè in quello della comunicazione, ripeto quello che ho detto eh, poco fa, e cioè non esiste possibilità di vita umana senza uh, segni. Uh, anche in questo caso, questa che pare una acquisizione della semiotica cognitiva degli ultimi decenni è invece una uh, consapevolezza ben datata. Qui ah. avete uno specialista, uno studioso, un esperto insospettato. Eh, anche di, 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 di questo vi rivelerò l'autore eh, dopo. L'uomo chiedo scusa di nuovo, ma insomma, questo ha scritto in italiano, però è scritto così: l'uomo non è in caso, cioè non ha la possibilità, di prestare soccorso se non dopo aver ricevuto egli stesso per buon tempo cioè per molto tempo, il soccorso che è quanto dire essere stato alla scola da altri uomini i quali a fe, a fe a fe vuol dire in verità, è un rafforzativo insomma i quali conoscono i segni e li adoperano con lui, intorno a lui e gliene comunicano così l'uso anche quando non ne hanno espressa intenzione mm? cioè la semiosi che vive di se stessa, diciamo così, anche senza l'intenzione di fornire istruzioni esplicite al riguardo. Qui l'ho sottolineato, i segni, e per quasi tutti gli uomini quel principe dei segni, la parola, colgono l'uomo al suo nascere, lo assediano da ogni parte, preoccupano e provocano la sua mente ad ogni istante, per ogni maniera. Quanti segni non ha dovuto sentire, vedere, conoscere il bimbo prima di poter reggersi nonché camminare. Prima di recarsi a bocca un alimento nonché andarne in traccia, cioè in cerca. Venir su tra i segni o perire è l'alternativa imposta all'uomo. Al di là della minaccia macabra, eh, che vi invoglierà sicuramente a continuare a venire alla lezione di semiotica, eh, con quell'ultima frase lì, e eh, al di là di questo, eh, cosa volevo dire? Volevo dire, beh, si vede che ci avviamo alla conclusione eh, perché mostro segni di. Eh, cedimento in realtà è tutto calcolato cioè, avevo calcolato di simulare un segno di cedimento perché voi interpretaste questo e io avessi il bellaggio di fornirvi un esempio incorporevili cioè il mio eh, venir su tra i segni operire e l'alternativa imposta all'uomo di chi si tratta allora, questo l'ho messo apposta perché sapevo che sareste stati già, o sarete, sotto l'incombere di questo strano personaggio. Perché si tratta di Manzoni, il quale era un fior di semiologo e filosofo del linguaggio. L'anno prossimo. Uh, di questo probabilmente non vi verrà detto nulla ed è comprensibile, però uh, questo lo, lo sapeva già lui, a riprova della centralità della semiotica e non solo per la vita del mondo contemporaneo. Allora, avviandoci a chiudere, uh, verso la chiusura, diciamo, Uh, che cosa abbiamo ricavato anche solo da oggi? Uh, prime acquisizioni, ecco, perché non fosse una, un dire troppe cose e, e troppo diverse e, e, e troppo generiche, ho provato a racchiudere almeno un minimo di, uh, di roba appuntabile già per evitare che poi, eh, tornando a casa, dici che ha detto ha fatto una lezione bellissima. Sì, ma cosa ha detto? Boh, ecco, almeno avrete eh, qualcosa che potrete esibire a riprova della vostra attenzione e dell'utilità della frequenza delle lezioni. Primo, il nostro mondo, nostro non vuol dire quello contemporaneo, nostro vuol dire il mondo umano. È pieno di cose che non sono solo oggetti. Ma sono fenomeni, comportamenti, in realtà qualsivoglia, dotate di senso, qualunque cosa ciò voglia dire, cioè senso, cose che, virgolette, significano. Eh, tra parentesi, ho messo che già da questo si ricava una prima di distinzione tra. Comunicazione e significazione, che non si sovrappone del tutto alla differenza tra segni intenzionali e segni naturali. Che comunicazione abbia a che fare con i segni intenzionali, si capisce, perché c'è qualcuno che vuole comunicare qualcosa. Uh, che la funzione di significazione si attivi anche in assenza di intenzioni, anche questo era già chiaro come abbiamo visto a Sant'Agostino. Però attenzione, non si sovrappone la distinzione tra comunicazione e significazione a quella tra... Uh, cosa voglio dire? Um, uh, beh, per adesso valga l'avvertenza. Che cosa precisamente vuol dire lo vedremo più avanti con esempi circostanziati, con casi che studieremo magari. Seconda acquisizione. Le cose che significano sono dotate di senso per qualcuno, per un interprete, un soggetto fornito di mente che a quelle cose attribuisce senso. Uh, questo è non meno importante. Uh, torniamo all'esempio minimo del cielo uh, nuvoloso. È, è per noi che il cielo nuvoloso uh, significa qualcosa, non di per sé. Ci vuole qualcuno che interpreti il cielo nuvoloso come segno di possibile. Pioggia, ci vuole una mente, cioè. Terza acquisizione. Una cosa è un segno non perché è quella cosa, ma perché è interna a una relazione. È il risultato di una mediazione, cioè c'è qualcosa di mezzo. Qui torna quello che vi dicevo all'inizio, che è l'acquisizione, la, la, la sottolineatura uh, data da Peirce, cioè la triadicità, come la chiamava lui, di ogni semiosi, cioè il fatto che perché si dia semiosi significazione occorrono tre elementi, non due, cioè tra x e y laddove x sta per y c'è sempre una mediazione c'è qualcosa di mezzo quella mediazione è un costrutto culturale se volete è un'abitudine uh, un habitus come dicono i sociologi perché abitudine può suonare banale cioè un comportamento oh, stabilizzato. Quarta e ultima acquisizione, anche questa accennata già, un segno non sta mai solo, è sempre interno a un sistema di relazioni, parentesi, ed eventualmente inserito in un codice. Ho messo quella parentesi per uh, poter uh, coniugare insieme uh, le due grandi correnti della semiotica del Novecento che obbediscono, avete visto, una al modello dell'equivalenza dove è centrale la nozione di codice, l'altro al modello dell'inferenza dove della nozione di codice si fa a meno. Ecco perché ho messo eventualmente inserito in un codice. Quello che vale è che un segno non sta mai da solo, ma è interno a un sistema di relazioni. E direi che per quanto riguarda uh, il mio... dire può uh, bastare. Uh, avrei potuto chiedervi mano a mano di uh, fermarmi, di farmi domande, di chiedere mh, chiarimenti, di obiettare, eh, ma lo facciamo adesso perché abbiamo ancora del tempo. Prego. Allora, eh, Umberto la definisce come la disciplina che si occupa di tutto ciò che può essere usato per mentire. Ma perché per mentire? Perché come finalità proprio mentire? Cioè, eh, no. Se studia i segni, cioè, può essere applicato a diversi campi. Certo. Perché lui specifica proprio per mentire? No, attenzione, il mentire non è che in questa definizione... La ringrazio di questa domanda. Non avevo badato che si poteva interpretare come se l'intenzione di Eco era di usare la semiotica per mentire, e eh no, no, la semiotica è lo studio astuto che svela le menzogne, è questo che intende, si occupa di tutto ciò che viene usato per mentire, che può essere usato per mentire, vi dicevo prima, occorrono dei requisiti perché qualcosa possa essere usato per mentire. Adesso che siamo arrivati in fondo a questa eh, lezione, perché si possa mentire con qualcosa in una eh, società, in una collettività, occorre che ci sia qualcosa di condiviso, qualcosa di stabilizzato, quello che da qualche parte chiamavo costrutto culturale, comportamenti stabilizzati e facendo leva su quelli che si può cercare di mentire. Anche a livello di altri esempi che abbiamo visto nel corso della lezione. Per esempio, ehm, avete visto nella... Uh, in Sant'Agostino, lì in basso, il volto dell'uomo ha dirato triste e palesa il suo stato d'animo, anzi anche senza che lo voglia colui che impreda all'ira o alla tristezza. Vi ho precisato che qui eh, lui sta parlando oh, dei, mh, de degli atti impulsivi, irriflessi, quelli del tipo del ginocchio che va su se ci diamo una martellata col martelletto, e, altrimenti va giù il ginocchio, non su. E, ma attenzione, sappiamo benissimo tutti che un'espressione un del volto può essere artefatta, si può fare apposta la faccia arrabbiata perché qualcuno non metta in atto un comportamento, mentre in realtà chi fa la faccia arrabbiata non è affatto arrabbiato. no? Allora, dal punto di vista di eco vuol dire, la semiotica si può occupare delle espressioni del volto? Risposta dal suo punto di vista, sì, visto che possono essere usati per, usate per mentire. Eh? Allora, il per mentire non riguardava la semiotica, riguardava i, i segni che vengono usati. Eh? Altri? Dica allora, eh, volevo dire, dalla prima impressione che mi sono fatto della semiotica, mi è sembrata, diciamo, una scienza molto molto vasta. Quindi volevo sapere, possiamo dire, forse in passato aveva un ruolo maggiore, ma il ruolo del semiotico all'interno della società moderna qual è? Nel senso che uno studente che si approccia a una scienza come la semiotica non si trova davanti, diciamo una sorta di monumento, insomma, un qualcosa di immenso e quindi magari si potrebbe trovare anche un po' smarrito. Quindi volevo sapere il ruolo del semiotico qual era. Oddio, dal punto di vista da cui lei pone la domanda, il ruolo di me semiotico si presume che debba essere quello di non farla smarrire di fronte alla vastità di questo campo. Ma eh, in generale, dato che la semiotica è questo, dato che la semiotica di fatto si viene declinata da chi se ne occupa in maniere diversissime, eh, necessariamente chiunque eh, tratta eh, di questa disciplina eh, lo fa ritagliando un proprio punto di vista. La cosa a cui bisognerebbe badare, a cui io cercherò di badare, è di eh, farvi presente sempre che tutto quello che vi dico dipende dal mio punto di vista, ma che ce ne sono altri eh, possibili e che ci sono anche altri modi di eh, accostarsi eh, alla eh, disciplina. Vi faccio un, un piccolo eh, esempio. Una delle applicazioni, una delle più fruttuose della semiotica, soprattutto di quella anni 60-70 del Novecento, era eh, quella che veniva chiamata semiotica del testo. Uh, e che venne anche chiamata, viene chiamata narratologia, cioè lo studio dei romanzi e dei racconti, da un punto di vista particolare. Ora, questo tipo di eh, semiotica, io mh, non lo pratico, non lo pratico, lo conosco abbastanza superficialmente, ne sono consapevole. <ride> Peraltro eh, avrei anche qualche problema a praticarlo qui a Catania perché la eh, autorevole tradizione di studi letterari eh, che si pratica, si è praticata da lungo tempo a Catania, Uh, mh, è di un genere che uh, mh, mostra qualche insofferenza teorica nel senso di prima, cioè di fondamento concettuale a questo tipo di analisi. Per fortuna mia è un tipo di analisi che io non pratico. Insomma, si tratterebbe... quello che io non pratico forse non mi sono spiegato bene, e i, le macchinette semiotiche che pretenderebbero di spiegare la, la poeticità di una poesia o la, eh, il fascino narrativo di un certo racconto. E cosa che altri hanno fatto e fanno eh, ottimamente ma che io non faccio. È mio compito quantomeno informarvi dell'esistenza anche di questi campi, e però quello che faremo qui è una semiotica a base, se volete, filosofica, ma comunque eh, che guarda ai suoi fondamenti teorici e al confronto con la particolare semiosi del linguaggio verbale. Questo è il modo in cui io semiotico pratico la semiotica in quanto disciplina. Non so se in questo modo ho risposto.